Milan a pieno titolo nella storia sportiva, talmente più forte di tutti anche nelle sue giornate peggiori, che rimane difficile individuare il sottile limite tra i meriti dei rossoneri e i demeriti degli avversari. Al Tardini di Parma, almeno per tutto il primo tempo, non si ha certo l'idea di assistere ad un big match come era nelle previsioni della vigilia. Il Milan va al trotto, applica come di consueto al meglio la tattica del fuorigioco, ma non è aggressivo come nelle migliori occasioni. Il Parma e Guardingo non osa più di tanto, Asprilla e Melli sono mal riforniti e comunque non riescono a brillare di luce propria. Zona contro zona, ma con due varianti apportate da Scala, Matricano e Apolloni come ombre su Papin e Van Basten. È una bella giornata in casso record per il campionato, nessun incidente di rilievo, insomma se si assistesse anche ad una bella partita sarebbe una domenica meravigliosa. Ma non si può chiedere troppo e allora non rimane che annotare l'uscita per contrattura del titolare Ruud Gullit, che viene sostituito dalla riserva Eragno, peraltro titolare in nazionale. Tra un tempo e l'altro non c'è bisogno neanche del classico tè caldo, visto che la temperatura è mite e il sole non si fa negare. Ballotta, il famoso portiere della Via Emilia, che viene preferito al brasiliano Taffareu, comincia però ad avere qualcosa da fare. Nulla può al 17esimo, quando Eragno, dominatore della fascia destra del campo, consegna a Papin il pallone del vantaggio milanista 1-0. Il Parma ha coraggio, grinta e determinazione, anche se la sua manovra offensiva continua a risultare un po' confusa. Pine di Chiara, sicuramente tra i migliori, sono quelli che cercano il pareggio con maggiore insistenza. Ma contro la squadra più forte del mondo, il cuore da solo non può bastare. Baresi e compagni controllano con un po' di affanno, prima di colpire al terzo minuto di recupero, con un contropiede beffa, che rende forse bugiardo il risultato, ma mostra anche lo strapotere tecnico e fisico di Paolo Maldini. Eragno indisturbato chiude la contesa, e noi, prima di trasferirci negli spogliatoi, dobbiamo solamente annotare l'esordio stagionale dello svedese Thomas Brolin. E ora, microfono a Pierpaolo Cattozzi. Scala disse Milan imbattuto e imbattibile, è stato valido test questo Parma per l'imbattibilità del Milan? Sicuramente, il Milan non era un Milan straordinario, stratosferico, però ripeto, bisogna dare onore al Parma. Abbiamo giocato in 10 contro 11 mercoledì e abbiamo risentito un po' della fatica di Coppa.